Vabbè, visto che non c'è molto da fare, continuiamo col computer stasera. Potrei prendere questo qui per aumentare la quantità di robe che facciamo con le piante. Sono curioso del sito storico, sai? Dai, proviamolo. Vediamo dove porta questo indirizzo. Storie dei più grandi del mondo sembrano dei quiz sui personaggi storici. Argomento di oggi, leader in battaglia. Leggerò qualcosa in merito. Aumenterà il sapere, allora. Ho letto delle decisioni prese dai leader storici per raggiungere i loro obiettivi. Sento di aver capito come tenere il morale alto davanti all'avversità. Ok, imboscata è stata potenziata dopo aver attaccato un nemico da dietro la barra della turgia, salirà. Buona questa, buona buona buona, ottimo. È stato molto meglio questo di quello delle piante a questo punto. Pharos, ecco, questo è interessante. Vediamo cosa dice. Yeah. L'inverno sta arrivando. Scusa se ti ho svegliato allora. Ho perso un amico. そうだったんだ。この世界じゃ毎日たくさんの人間が死ぬんだ。今までは ちょっと違う. Perché è una cosa che ti logora dentro, ovviamente. Ma la mia domanda continua a rimanere: tu chi è che sei? それは、すごく近づいてきてる。君は何も感じないのかな？僕らは共にある存在のはずなのに、なんで僕だけが思い出すんだろう。 Ok, già che dice spirito affine, vuol dire che c'è un collegamento. Ma questo collegamento è letteralmente solo spirituale o è qualcosa di effettivamente concreto? Vedi, c'è qualche collegamento, ma noi non lo sappiamo. Noi, il personaggio, lui lo sta iniziando a ricordare. Qual è questo legame che lui sa e che noi no? È questo che mi incuriosisce, perché purtroppo è un confident che ci mancano due cavolo di incontri, ma che ancora non abbiamo compreso noi. O forse il fatto che mancano due mesi a Natale. Oyasumi. È curiosa questa parte di storia, perché non ti dà modo veramente di capire qual è questo punto. Sento la gente che parla. Gli esami intermedi inizieranno martedì, matematica mi ammazza. Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. Seno, seno, peso, meno. Seno, coseno, coseno, seno, coseno, coseno, non lo so. Ma che cavolo, che razza di incantesimo sarebbe? Gli esami intermedi inizieranno martedì. La prima campanella ha suonata. Interrogazione? Ovviamente, la settimana prima degli esami. Sempre. Gli esami inizieranno martedì prossimo, ma preferirei impiegare il tempo facendo esperimenti. Il momento esatto in cui due sostanze chimiche entrano in contatto? Che emozione. Sono certa che preferite gli esperimenti rispetto allo stare seduti ed ascoltare me che parlo, vero? Oh. Beh, lamentarsi non servirà a nulla. Bene, ecco la domanda per motivarvi un po'. Noi, ovvio. Star, che ne dici di rispondere alla mia domanda oggi? Qual è l'ormone che fa percepire al cervello il senso della realizzazione? La dopamina! Beh, sì, è giusto. La dopamina è un importante ormone che ci dà senso di realizzazione, gioia ed eccitazione. Serve a motivarci, ma se viene prodotta troppa e in continuazione può dare dipendenza. Capita lo stesso con tante sostanze chimiche usate negli esperimenti e con tante sostanze nella vita. Tutto con moderazione, ricordatevelo sempre. Effettivamente quelli che fanno, che ne so, sport estremi a volte sono dipendenti dalla dopamina e non riescono effettivamente a smettere di fare questo tipo di cose. E quello è vero. C'è Ayase, c'è il ragazzino paffuto e c'è Koromaru. Beh, se non c'era nessuno di loro due, guarda, ci sarei andato. E io onestamente avanzerei con Ayase, visto che è della stella. Visto che abbiamo moltiplicato esplosione Vraja, danno pesante a tutti i nemici. Direi che è un'ottima alternativa a colpo fulmineo, che ormai è diventato colpo leggero a tutti. Per carità,
facevamo il culo lo stesso. Però cavolo, qua Oni, cioè, endgame totale come persona ormai. Ha un'ottima quantità d'attacco, ha un'ottima resistenza, l'agilità, va bene, nessuna debolezza. Se anche in questo gioco, ed è probabile, esiste l'abilità che ti dà tutte le resistenze magiche, potrebbe essere un'opzione. Togliendogli vari auto, possiamo renderla letteralmente quello che vogliamo, Oni. Se gli togliamo gli auto abbiamo 3 slot. Se togliamo anche auto ribellione sono 4. Amplifica colpo, aumenta chance di critico, abbiamo altri 2 slot liberi. Cioè, capiamoci che Oni potrebbe diventare davvero una bestia inarrestabile da endgame totale. Allora, come stiamo? Ehi, come va? Io oggi sono in forma sbagliante. Ho fatto 30 giri di questa zona, ma ora muoio di fame. Ma sempre a mangiare stiamo con te? Bene, allora andiamo a mangiare. Oggi si va alla carne. Ok. Addirittura. Che esagerazione. Vediamo com'è all'interno. No, dai. Ma ste soddisfazioni non me le possono togliere. Capisco che è un locale che non vedremo mai dall'interno, ma almeno una volta. Dai. Addirittura. Per loro chi? Compagni di squadra o loro? Sarebbe la risposta più logica, visto che lui si allena da solo, palesemente. Ok, era palese. Minchia, quanto me l'aspettavo una situazione del genere. Beh, sembra dura. Beh, immagino, Yase. Ok. Hai fatto bene, ti ringrazio. Ayase mi ha parlato della sua situazione familiare. Sta attraversando un periodo difficile. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Tutto rispetto, fra. Anche perché il tuo rango è importante. La stella, se mantiene quello che è, capiamoci. Ah, mo con la giganga. Dai, vai. Non farli aspettare. Ayase-onisan. Oh, e guarda quanto lo sapevo che eri tu che mi dovevi dare sto cacchio di coso per gli occhiali. Quanto lo sapevo. Allora, preside, mi può prestare la pezzina per gli occhiali? Eh? Ti serve qualcosa per pulire gli occhiali? Sì, ho qualcosa, ma tu non porti gli occhiali. Beh, se stai cercando un panno da occhiali, ne ho uno in più. Aspetta. Ecco, sembra sudicio, ma in realtà funziona molto bene. Ti ringrazio. Ah, ed ecco qualcosa in più. Occhiali buffi. È l'oggetto segreto con cui pensavo di sorprendere Aragaki-kun quando l'avrei incontrato. Di certo porterà un sorriso su quel volto di pietra. O almeno era quello il piano. Perché non lo prendi tu? Sarei felice se tornasse utile. Ma certo. Allora, angelo azzurro, ecco la pezza per gli occhiali. Quindi deve essere questo l'oggetto che si usa per pulire gli occhiali. Microfibre sottili, massima elasticità e assorbenza, dimensione ideale. Semplicemente perfetto. Capisco, non bastava uno straccio qualsiasi in fondo. Hai portato con te un'altra cosa? Posso vederla? Ma certo. Ho regalato a Elizabeth gli occhiali buffi. Oh santo cielo, che eleganza! Emana un'impressione diversa dal padrone, anche se altrettanto imponente. Speravo giusto che ce la facesse vedere. Che ne pensi? Anche se i baffi mi prudono parecchio il naso. Non solo mi dona l'apparenza e intelligenza, ma anche il di armonia. Che oggetto splendido. Ecco la tua ricompensa. Granato, wow. Ma che poi io sto ancora procrastinando tutte quante le varie missioni di fusioni. Per quando sarà più facile farle, quando avremo una disponibilità anche monetaria maggiore. Il problema è che non vorrei che magari alcune uscite con lei siano collegate a quale missione abbiamo fatto o meno. E a casa oggi sembra che non ci sia nessuno da fare qualcosa. Che palle. Siete proprio noiosi oggi. Guarda, sono contento a modo mio di aver fatto tutte le attività con Shinji. Ci sarei rimasto ma purtroppo non ci serve nulla. Però ci sarei rimasto peggio se non avessimo fatto letteralmente nulla con lui. Dunque, abbiamo ancora un po' di cose per il computer da guardare. Ho fatto un salvataggio per sicurezza. Cronache Sengoku sembra la cosa più interessante, visto cosa abbiamo ottenuto con gli altri, perché il simulatore del contadino è abbastanza palese che cosa farà. Però anche il resto non sembra male. Il che però mi fa pensare ad allenare
allenamento cerebrale, sai? Potrebbe aumentare il sapere, però insegna come pensare meglio. Potresti ottenere più punti dalle attività, e noi l'abbiamo sprecata questa cosa non sapendolo ovviamente. Andiamo con Cronache Sengoku. Aumenterà il coraggio. E allora fammi vedere. No, ma scusami, non me l'hai fatto vedere prima. Vabbè, non importa. Giusto allenamento otterrai la mente di un saggio. Allena questi rompicapo. Il livello del tuo QI è saggio della porta accanto. Non so come sentirmi a riguardo al risultato, ma se non altro l'allenamento mentale mi ha reso più intelligente. Speriamo abbastanza. Vediamo. Oh, non basta mai. Ti giuro, mi sta venendo il dubbio che sia un bug a questo punto. Sembra che io non posso ottenere più coraggio. Dovrei comunque passare del tempo al computer. Ok, quindi questo aumenta su... Ah, non l'avevo letto. Mi dice che ho raggiunto il massimo di coraggio, quindi non serve a nulla. Ok, potrei aumentare allora il sapere, ma a questo punto, visto che ci manca poco alle piante, facciamo il contadino. Simulatore di contadino, Stardew Valley. È il gioco che simula l'agricoltura, Farmville allora. Non basta amare le piante, servono sostanze nutritive e acqua. Un nano che sembra esperto di agricoltura sta tenendo una lezione. Dovrei seguire le sue istruzioni ed usare l'acqua e fertilizzante, ok. Peccato. Peccato perché le piante con Aragaki erano fra le migliori che potevamo avere. Avessi avuto questo prima sarebbe stato molto più utile. Peccato, 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 peccato. Avrei dovuto sfruttarlo meglio, quelle uscite lì per le piante con lui. E non succederà mai più, purtroppo. Dunque, abbiamo detto, è il periodo degli esami, il che... volendo in realtà è anche ottimo per aumentare Yase. Il problema è che a Yase non è che ci sarà tutti i giorni, ma c'è lui che nonostante faccia parte della scuola, sembra che non gliene frega un cacchio. Allora amicone. Oh, ehi, Star-kun. Tempismo perfetto, andiamo a mangiare qualcosa. Sento che lo stomaco si lamenta. Con quei due panini? Andiamo allora. Yes. Eccellente collega gourmet, cominciamo la nostra avventura gastronomica. Oggi all'area commerciale godremo di una succosa carne che esplode di sapore. Basta questo a farti capire dove andremo. Beh, in realtà dipende. Uff, sempre qua siamo, va bene. Eh beh, ho mangiato la sfida degli hamburger, quindi. Perché faccio veramente fin troppo esercizio in un posto segreto. Spero che scriverai un libro un giorno. Ok. Certo, come no, fra. Per le mie spalle magre, giustamente. Sembra che su Mietsu si fidi molto di me. Il nostro rapporto si è rafforzato. Ah, così. Non mi ha fatto manco mezza domanda, no, nulla. Ok, va bene. Va bene così. Ah, quindi sei più grande, d'altronde. Effettivamente, rispetto per esempio Persona 4, il fratello minore, Persona 4 aveva indicato sul colletto quanti anni sei. Qua però effettivamente le divise non cambiano, non hanno segni strani che ti identificano da quelli più grandi a quelli più piccoli. Vuoi essere mio fratello? Vabbè, certo, perché no? Per un mini, proprio un minimo, assomiglia un pelo a Pharos. Ma io non so che rapporto ci sia fra Pharos e noi ancora, dobbiamo capirlo. Che sia qualcosa di importante è palese, che cosa sia veramente lo voglio capire. Ecco, ti pareva. Quel, uno solo? Fino a che non diventerai una massa enorme. Ma sì. Moonwalk. Ha fatto veramente il moonwalk. Scusa, fra, io sono pieno. Neanche nella realtà ho appena finito di mangiare un bel sushi. Ho mangiato un bellissimo sushi e anche dei gyudon fantastici. Ho accompagnato Sumietsu a mangiare dell'altro gyudon.
Dopo mangiato ho salutato Sumiatsu e sono tornato al dormitorio. Gli esami intermedi inizieranno la settimana prossima. A dire il vero non so quanto sia efficace se ognuno prova a studiare per conto suo. Beh, a parte questo, cerca di impegnarti anche nello studio, ma senza esagerare. Beh, voi state studiando, Fuka è impegnata, Aegis, boh. Koromaru-san dice di essere di buon umore, bravo cagnolone. Sai che quasi quasi studio per davvero, il sapere ci manca proprio... poco poco ormai, secondo me. Non so quanto loro siano concentrati e ci aiuteranno effettivamente a studiare, sai? Ma lo dico onestamente, senza cattiveria. Se non mi dovessero aiutare, torno al computer. Ecco, appunto. L'aria sembra un po' monotona. Sei tu, scusa, ero sovrappensiero. Dovrei invitarli a studiare un cambiare un po'? Sembra che tu abbia qualcosa da dire. Ti serve qualcosa? Studiamo? Ah, giusto. Presto arriveranno gli esami. Il tempo passa inesorabile, vero? Un invito a studiare da parte di Star non capita spesso. Accettiamo l'offerta. Ma si sapeva che non è proprio il momento, Ma io non mi ricordo una sega di tutta sta roba. Bravo, cacchio! Ma è diventato bravissimo! No, ero totalmente da un'altra parte. Dai, andate di sopra e figliate! Intanto noi zitti li facciamo amoreggiare tra di loro. Questi due stanno studiando seriamente. Devo concentrarmi anche io, sperando che mi aumenti la mia cacchio di intelligenza. Vado a preparare del tè. Ma non perdete la concentrazione. Ma sì, dai, 20 minuti. Ma in 20 minuti riesco a fare un sacco di giri. Ah, boh, vediamo cosa mi dice le opzioni. Guarda, lo sapevo. Faccio un po' di esercizio, dai. Ora, chi ti ha capito? Ah, voi due siete proprio stupidi. C'ha ragione. È vero, ha ragione. A volte dobbiamo ricordare l'inizio. Bravo, fai un po' di flessioni. Ecco, come smorzare l'entusiasmo. Siamo tornati a studiare. La tensione nell'aria mi ha aiutato a mantenere la concentrazione. 2? Ah, va bene, non è aumentato allora. Peccato. Ma dai, quanto mi manca. È la primissima statistica che ho aumentato. No, volevo aiutare me stesso. Beh, anche voi però. Siamo amici, no? Ma sono io il capo di sto gruppo, che vuoi? Beh, Akiko ha già fatto del suo meglio, ha già evoluto la sua persona, il che vuol dire tanto. Se riesco ad aumentare il sapere al massimo prima dell'esame, porca miseria, siamo i primissimi della scuola nuovamente. Hai, io dico oggi interrogazione. No, è venerdì, forse domani. Vediamo. Buongiorno, ci hai fatto caso, Star? Normalmente dopo il completamento di una missione i casi di sindrome apatica diminuiscono. Stavolta invece sono aumentati. Perché siamo quasi vicino alla fine, è normale. Resta solo un'ombra, deve essere in ansia. Non ne sarei così sicuro. Non si sono mai nascoste da parte nostra. Sì, ci sono molte cose che non sappiamo. Ma so che se non fosse per te non saremmo qui. Ti ringrazio, quello è vero. Ah, guarda che invece ci ho azzeccato.
L'avete annotato? Sbrigatevi perché sto per cancellare. State ancora annotando? Forza! Che avete fatto finora? Vi siete mandati messaggi? Gli esami inizieranno martedì prossimo. Non c'è tempo da perdere. Passiamo al prossimo problema. Ho sonno, guarda, lo sapevo. Ma dobbiamo aumentare il sapere, porca miseria. L'avete annotato? Ok, avete avuto fin troppo tempo. Sto per cancellare. Dico davvero, io lo faccio. Ho sentito che qualcuno di voi conta quante volte dico annotato. Perché non vi concentrate sugli appunti? Wow, che stronzo. Però sei davvero un coglione, fatelo dire, perché sei... Hai messo nei casini Ciro, brutto idiota. Chi è disponibile oggi? Koromaru e Vieni. Effettivamente, sì, potrei andare con Ayase. Però anche Koromaru magari potrebbe essere una svolta della sua storia. Allora, non sono sicuro che potrebbe servire a qualcosa. Però proviamo ad andare con Koromaru. Vediamo che dove va a finire oggi. Koromaru sta osservando la gente anche oggi. Quella voce. Beh, non è proprio una voce. Salve, signora! È un piacere. Grazie, mi accarezzano, mi coccolano qui. Chissà quanti anni. Visto che dice signorino, vuol dire che non è tanto vecchio. Deve essere un cane di 1, 2, 3 anni. Visto che comunque è bello arzillo. Hai voglia, lo accarezziamo e lo coccoliamo sempre. È un dare e avere reciproco. Vuole venire con noi, signora? Mi trattano bene qui, sì, sono contento. Però mi manca il santuario. Non lo so, non è che sia stata una grande uscita, però... Ah, Aegis! Koromaru dice, vediamo. Ecco appunto. Puoi tradurre per favore? Che dovrei fare, capo? Sembra dispiaciuto. Dobbiamo fare la cosa giusta per quella donna. Ok, quindi va avanti. Ah, ok. Pensavo la prossima volta. Come dovrei spiegare ciò che prova davvero Koromaru? Non posso parlare delle ombre, delle persone, né dell'ora buia. Ho già capito tutto. Beh, aveva un motivo. Meno male, grazie signora che l'ha capito subito. Boia sei intelligente, pure forte. Grazie a lei di essere passata qui. Si vede che ti vuole bene. Ecco appunto. Ovvio. È perché è un bravo cane. Certo, saremo insieme per sempre. È una cattiva cosa. Koromaru pare avermi sentito. Grazie, capo. Stavo pensando, è un po' cattivo quello che abbiamo detto. Però non volevo essere ancora peggio dicendo fino alla fine. Perché si intendeva o la nostra o la sua. Saremo assieme per sempre, qui, nei miei ricordi. Certo, signora, li tratterò benissimo. Gli darò le crocchette. Certo, passi quando vuole, signora. Grazie, capo, grazie. Sento la grande fiducia di Koromaru. Grazie, capo. Ho accompagnato Koromaru su Varecitato a fare una passeggiata prima di tornare. È iniziato a correre in giro.
La persona aumenta di 3. Ah, beh, oddio. Non è sto grandissimo potenziamento, ma schifo, non ci fa. Oh, ciao, bentornato. Durante la prossima luna piena ci sarà la nostra ultima operazione? È un po' surreale. Come no? Un attimo, devo smettere di distrarmi. La prossima settimana ci sono gli esami. Ah, è difficile concentrarsi. Beh, dai, sono contento per Koromaru almeno. Ah, c'è Fuka che vuole studiare? Beh, sì. Beh, effettivamente tutti sono impegnati nello studio, quindi... Oh, cosa c'è alla stazione? Akiko! Oh, sbaglio era da un po' che questa cosa non andava avanti. Non so perché, ma nonostante quello che è successo non ho perso l'appetito. Se sei libero, vieni con me a fare acquisti. Dite che andrà avanti la storia, quelle lì con i tizi che volevano menarlo? Sai che un po' ci spero? Akiko? Eccoti qua, ciao. Infatti c'ha il sacchetto della spesa. In realtà ho già finito con lo shopping. Hai un momento ora? Vorrei il tuo aiuto con una cosa. Ma certo, andiamo. Grazie, allora torniamo al dormitorio assieme. Ah, cavolo, ho dimenticato di comprare le uova. Scusa, ma puoi andare avanti tu e assicurarti che nessuno usi la cucina? Ci vediamo lì tra poco. Non preoccuparti, non ti farò aspettare molto. Sono più veloce di te, sai. Sanada non è ancora arrivato. Sai che per un attimo avrei pensato che se ci saremmo preoccupati che non stava arrivando, saremmo tornati indietro e lo trovavamo che si stava menando con la gente? Ci avrei sperato, eh? Sì, signore. Cosa vuoi fare? Sono pancake. Delicious pancakes. Ecco. Quello è vero. Micchia, ma quanti ne hai presi di cose? È ovvio che sicuramente li sta facendo per tutti, però. Quello è vero. Ma ci sarà una ventina di uova là dentro. Per favore, lascia che ci pensi io, va? E sei anche bravo a cucinare, cioè non prendiamola male la cosa, eh? Dai, ci penso io. Ho sentito protein do. Oh, ma fatela vedere mezza scena. Che dico, minchia. Scusami, li voglio contare a piano. Sono 26 pancake impilati uno sopra l'altro. E voi arrivate ovviamente al lavoro finito. No, scusi, mattecre. Evviva! Sì, si mangiano pancake, vai! Il tartaro pancake! Ma Koromaru può mangiarli, c'è lo sciroppo d'acero e il burro sopra. La domanda è perché? Allora, aspetta. Facciamo un rapido conto. Sono 26 per 3 pancake, sono 78 pancake. 78 pancake diviso 9 persone, di cui Aegis e Koromaru non so se li possono mangiare. Facciamo 8. Sono 9 pancake, 75 a testa. Sono tanti lo stesso, eh. Ecco, appunto. Chi ne mangia di più, chi ne mangia di meno. Ecco, appunto. Dai, sbrigati che sennò si freddano. Ok, sembrerebbe che lei li possa mangiare. Vediamo Koromaru. Vai. Ok, può mangiarli. Magari gli danno uno o due senza sciroppo. Ma almeno, allora. Oishii. Posso dire una cosa su cui probabilmente Persona 5 eccelleva un po' di più in queste scene? A volte le facevano appunto con i modelli 3D, minima, però comunque c'era l'animazione. A volte ti mettevano proprio il disegno di quella che era appena successo. Per esempio, quando mangiamo per la prima volta noi, Ryuji e Han, al ristorante quello di lusso. Una scenetta così sarebbe stata carina, però schermo nero. Rumori. Andaka.
È il gusto dell'affetto. Beh. Che bravo ragazzo. Siamo in tanti qui, eh. Beh, cacchio, a fare le tue cose proteiche sei bravo, eh. Beh, ha ragione però, eh. Ma secondo me sì. Comunque è ovvio che l'aveva deciso dall'inizio, perché dopo quello che è successo mi sembra che si sia svegliato bellamente lui, sai? Ma, sodana. Sì, sì. Hai fatto benissimo. Ci racconterà mai di sua sorella? Ecco. Sì, me lo ricordo. Un po' me lo immaginavo, però pensavo l'avesse fatta lui, sai? Madonna mia. Quindi eravate molto uniti, mi dispiace, cacchio. Ma non sono stato abbastanza forte da proteggerla. Beh, certo, ovvio. Madonna. Chissà se sua sorella avrebbe avuto una persona. Se vuoi te la metto al collo. Gentile sì, forte dipende che cosa vuoi intendere. Sì, ma si metterebbe a ridere per tirarti sul morale. Non si combatte mai a stomaco vuoto. そうだな。甘いものは疲れが取れる。また明日から戦いそうだ。俺は今まで逃げていた。自分のことで手一杯だと言い訳していた。だが Bravo ragazzo. Ti aiuterò. Non sei solo. Beh, tu e Ken siete i primi due ad avere voluto la vostra persona, quindi. Chissà, magari saremmo diventati cognati. Dai, quando si cucina, si pulisce anche. Qualcosa non va? Ho mangiato troppo. Lo sapevo! Porca puttana! Ma avrei voluto vederlo piuttosto. Guarda, se non me lo dicevi era meglio. Ho aumentato il fascino. Se non me lo dicevi stavo meglio con me stesso. Però cavolo, avrei voluto almeno vederla la scena. Cioè aiutare, fare qualcosa. Non lo so. Qualsiasi cosa andava bene. Vabbè, non importa. Finita così. Ok, è tornato di nuovo lui. Ok, iniziamo. Gli esami si avvicinano. Pronti per la lezione di oggi? Ahi, Adonai, Tetragrammaton. Abbiamo parlato delle epoche della crescita magica e ora siamo arrivati all'età moderna. E come ogni arte o scienza si dirame sotto categorie man mano che si sviluppa. Anche la magia iniziò a suddividersi intorno al XVIII secolo. Alcune persone predicavano la morale, altre si concentravano sul comunicare con gli spiriti e così via. Ci fu persino l'uomo che fondò la psicologia moderna basata sulle ricerche sull'ipnosi.
osi. Anche questa è magia, la capacità di scrutare la mente umana. Come risultato della fiorente ricerca magica, le cacce alle streghe divennero più comuni. Per questo motivo la magia iniziò a essere praticamente di nascosto in società segrete. Sicuramente molti di voi avranno sentito parlare di qualcuna di queste organizzazioni. L'organizzazione della Rosa Croce, i massoni, gli illuminati, l'Alba Dorata. È interessante notare che molte di queste società segrete esistono ancora oggi. Per quanto riguarda gli antenati della magia moderna, sono troppi per menzionarli tutti. Ad esempio, c'è Eliphas Levi, l'uomo che tentò di combinare sistemi di magia vecchi e nuovi. Le sue opere basate sull'approccio scientifico vengono pubblicate ancora oggi. Madame Blavatsky fu una famosissima maga del XIX secolo e una nota teosofa. Molte società magiche hanno avuto origine dalla società teosofica, fondata da lei e da altri membri della sua cerchia. Franz Messner aprì la strada per la psicologia con i suoi studi dell'energia vitale e Rudolf Steiner, che fu membro della società teosofica, fondò l'antroposofia, che definì una scienza spirituale. C'era Aleister Crowley, ovviamente il mago più famoso del XX secolo, e George Goodwife, madonna mia sti nomi, un mistico che insegnò ai suoi molti studenti la quarta via, conosciuta anche come il lavoro o il sistema. Ciascuno di loro era un archivio vivente di conoscenza esoterica. Mi state ascoltando? Non sarete mica congelati dalla paura, spero. Vediamo, madonna mia. Indovina chi lo chiede? Ma va. Chi fondò la teosofia? Gruppo che diede origine a molte società magiche. Blavatsky. Molto bene, ricordati comunque di farti benedire dei tuoi anni sfortunati. Ho risposto correttamente, in classe mi guardano tutti, ma ormai sono talmente bello, guarda qua che profilo, madonna mia, se mi aumentasse l'intelligenza sarebbe meglio, ma fa niente. Colleghi gourmet e oggi sconti, quindi non c'è molto da fare oggi. Vabbè, è un buon modo per iniziare anche lui, dai. Allora, condividi oggi? Ehi, Phoenix Kun, tempismo perfetto, vuoi andare a mangiare qualcosa? Sento lo stomaco che si lamenta. Certo, come no. Andiamo, va? Yes. Eccellente, collega gourmet. Vediamo, l'ultima volta è stato un paradiso di carne su cosa, vero? So qual è la tappa successiva. Andiamo allora, ramen, ti pareva. Un familiare odore di pesce riempie il ristorante. Hey, master, onegai, itsumono. Kyou wa futatsu. Fanne due extra large. Siamo sempre nei soliti posti sto gioco, eh. Le nostre ciotole sono state sostituite con altre due. Beh, quando trovi quello bravo. Addirittura. Beh, io oggi, dopo essere stato a un sushi dalle mie parti, ho trovato il mio sushi preferito in assoluto. Ho mangiato un mini wok con sotto la fiamma che ancora lo teneva caldo. Dio mio, era incredibile, mamma mia, il mio sushi preferito adesso. Che poi uno dice, vai al sushi e mangi il wok. Sì, sono gli all you can eat soliti, per carità, è vero. Però quando trovi queste cose qua, dici, mamma mia, le devi assaggiare almeno una volta. Assaggiamo? Cos'è quello? Credo un pezzo di carne. Non sembrava, però. Wow. Questo incredibile sapore scioglie via i miei problemi, addirittura. Quello è vero. Esatto. Ci sarà un passaparola. Cosa non ti fa venire fame, fra? Ok. E allora è un onore vero. Riesco davvero a sentire la gentile... Allora... Non capisco come va il suo compito, nel senso, avanza senza che ci fa una minima domanda e la domanda ce la fa dopo che tanto siamo aumentati. Ok, va bene uguale. Hai un amico in me. Quello è vero. Guarda Scar. Il re gourmet. Assecondiamolo solo perché ci offre il pranzo.
Che poi pranzo, siamo dopo scuola, pomeriggio. Ecco, bravo, vai, vai, vai. Però non ingozzarti, se no lo sprechi. Sì, che palle sto ragazzino. Vai, mangiamo. Che poi se ci pensi, questi qua mangiano a pranzo a scuola, poi escono da scuola il pomeriggio, mangiano ancora e poi mangiano ancora la sera. Abbiamo finito il RAM e siamo tornati al dormitorio. Madonna mia, che panzata che ti fai con sto mangiare. Chi è che mi ferma oggi? Oh, sei tornato. Lunedì non c'è scuola, per cui abbiamo i prossimi due giorni liberi. Resta solo un'ombra, sto iniziando a casarmi. Siamo arrivati fin qui, non possiamo perdere ora. Alleniamoci il più possibile, rendiamolo orgoglioso. Ho questo arcano dubbio che potrebbe succedere qualche minchiata della serie. Arriviamo all'ombra, troviamo la strega, ci fanno distrarre e l'ombra scappa. C'è solo Koromaru oggi, però sai che visto che le uscite con Koromaru non è che siano mai state utili ad aumentare qualcosa, io continuerei con i programmi del computer. Andrei solo un secondo a vedere se il tizio c'ha nuovi programmi e sembrerebbe di sì, vediamo. Note del blog vegetariano, altra roba sulle piante. Vediamo anche di qua se c'è qualcosa di nuovo, ma ne dubito. Allora, disciplina mentale, potenzia i muscoli e maestro del part time. Minchia, adesso esce una roba del genere? Quando ormai i lavori part time non ci servono a nulla in assoluto? Potrei andarci una volta ogni tanto, ma onesto no, onesto non serve più. Non serve proprio più andare ai lavori part time, perché ti davano i soldi all'inizio per poterti comprare le armi, le medicine, gli equipaggiamenti. Ora un lavoro part time non serve a niente più in questo gioco. Non è arrivato a questo punto perlomeno. Se proprio lo leggi adesso: vai un'altra volta al lavoro, ti aumenti il sapere. Fine. Perché ormai è tardi per fare queste cose. Cioè, dovevano dartelo, non ti dico all'inizio, ma prima di questi eventi. Quello vegetariano non sembra male, ma disciplina mentale, potenza muscoli, alla fine sono SP HP in più. Dai, vediamo il coso vegetariano. Blogger mi amate piantine, sembra che parli di giardinaggio. Il blogger esprime il suo amore per le piantine scrivendo tutto come un bambino. Immagino la scrittura allora. Ciao, ai mao, hai visto un pomodoro così lucido? Che carino. E tanto wow. Sapevi che i germogli di pomodoro gialli si trovano solo in alcuni fiorai? Ne trovi un po' al negozio di fiori alla Fraser, la stazione di Port Island. Che carino. Saranno disponibili per l'acquisto nuovi semi da piantare. Dovrei passare da Raffles a Port Island, va bene. Va bene, va bene, niente di che. Vediamo che cosa fanno dopo gli spinaci allora. Manca poco gli esami, manca poco il programma di televendita e dobbiamo andare a trovare il nostro amico morente, che è da 2 o 3 settimane ormai che non lo vediamo. Oggi vi offriamo questo, un set di regali stagionali. In questa stagione ci sono le pere, ma non vi sembra un po' troppo difficile da sbucciare? La soluzione è un pela patate e la buccia della pera verrà via da sola. Abbiamo comprato delle belle cose per Koromaru, ho paura che sia una cagata. Dolcetto alla pera, ho paura sia una cagata. Va bene, dai, proviamo. Potrebbe essere, come potrebbe essere una roba buona, ne dubito però. Tentiamola, non si sa mai. Dunque, vediamo le piantine di pomodori gialli. Abbiamo una nuova varietà di pomodoro giallo, è super strabuona. Ah, mi dispiace, io... germogli di pomodoro dorato. Matura in 15 giorni, la miseria. Vabbè, tanto dovevo comprare anche un po' di spinaci, quindi. Oh, fermo un attimo. Sono venuto qua a caso per vedere il punto in cui è morto Ragaki, ma sono entrato qui per... totalmente casa, sala di Mahjong. Abbiamo abbastanza coraggio per entrare. Vediamo cosa succede. Un cliente sta uscendo, sembra sconfitto. Ho perso tutto, cavolo. Dai, giovane, portami fortuna. No, non dire niente, ti sfido. Carta, sasso, forbice, carta. Wow, bella, mia fortuna è davvero esaurita. Grazie. Mi hai aiutato a capire che giocare d'azzardo è una casa persa. Da oggi ci darò un taglio. Ecco qualcosa per ringraziarti. Comunque non dovresti bighellonare da queste parti. Ora vattene. La tessera di Mahjong. Ah, quella con il pavone che mi aveva chiesto Elisabetta. Elisabetta, ciao. Oh, non è questo l'oggetto che cerco da tempo? Che splendido pavone dipinto. Ah, quindi il suo nome è tessera di Mahjong. E viene usato in un gioco, dici? E viene usata in un gioco, dici? Chissà se è essenziale come una carta in un gioco di carte. Comunque sia, grazie per questo pezzo, lo terrò a cuore. Ecco la tua ricompensa. Pazzolone. Immagino già che qualità di arma sia. Fammi indovinare, Elisabetta, adesso ci vuoi uscire con noi? Vorrei chiederti di accompagnarmi ancora una volta. Portarmi al liceo, ok?
Non so se possiamo entrare, sì. Ma dammi un attimo. Da quanto ho capito, credo che la tua scuola sia periodo di vacanza, esatto? Voglio sperimentare la tipica giornata di una studentessa media. Potresti invitarmi durante un normale giorno di scuola? Un giorno normale, allora. Proprio il giorno più strano abbiamo preso, quindi. Infatti avevo anche ragione a pensare che magari non ci facevano entrare. Allora, come stai oggi? Ah, sei tu. Parleresti di nuovo con me, ma solo se ne hai voglia, ovviamente. Ma certo. Andiamo avanti, Kamiki. Grazie, a dire il vero ti stavo aspettando. Ti chiedo scusa per le altre volte, ho avuto degli impegni. Meno male. Ah, non ti preoccupare, l'importante è che stai meglio. E ti ha sconvolto. Abbastanza, sì, mi piace. Ho letto vari libri in questo gioco. Perché è un buon passatempo? Ecco appunto. Ovvio, c'è un sacco di sapere. Però nella realtà dei fatti è che se non sono interessanti li lascio perdere. Non vuoi vedere il finale, vero? Vediamo. Esatto, guarda, lo sapevo, era telefonatissima come cosa. Era talmente ovvia. Kamiki sorride debolmente. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Beh sì. Visto il periodo dell'anno può essere. Lo spero anche io. Spero di riuscire a finirti. Kamiki, e sono tornato al dormitorio. Salve. Dopodomani iniziano gli esami periodici. Come sta andando la tua preparazione? Fino a poco tempo fa tutta la mia energia era riservata allo scontro finale. Tuttavia, secondo Mitsuri-san, studiare per gli esami è fondamentale per prepararsi al futuro. Quindi, pur se per un certo ritardo rispetto agli altri, avvierò subito la modalità studio. Quindi studiamo con lei oggi? Va bene, vediamo come va lo studio con Aegis. Allora, piccolina, come va? Ho sentito che i liceali partecipano a un evento sociale denominato gruppo di studio prima degli esami. Una simile attività potrebbe permetterci di conoscerci meglio reciprocamente. È consentito? Ma certo, andiamo. Ricevuto. Allora lascia che recuperi i miei libri e altri materiali di studio. E intanto sotto il tavolo lì che ci fa il piedino. Questa attività me l'ha insegnata una ragazza nell'altra classe. Si chiama fare il piedino, ovvero flirtare. È consentito? Continua pure. Ma Koromaru più che altro che è lì. Fissiamola anche noi. Oh no, si è offeso. Siediti pure, c'è posto. No, ma voglio acculturarmi. No, mettiti. Mettiti qua, va. Vai a prendere i libri, va. Oh, vado anch'io. Voglio studiare matematica. Questo è facile. Sei molto intelligente. L'avrà sentito da qualche cartone. Sapevo che dovevo rispondere l'ultima, lo sapevo. Non è vero. Abbiamo cominciato a studiare seriamente. Riesco a concentrarmi meglio del solito. Meno male. Dai, ti prego, per favore. Quanto porco di quel cane manca! Quanto sta mancando sto sapere per aumentare il massimo! Amada-san, non remo sleeping. Ma povero.
まさにぐっすりであります。ここで寝ると風邪をひくかもしれません。起こしますか？ Portiamolo nella stanza. 了解であります、アマダさん。どんな夢を見ているのでしょうか？ non sono sicuro siano bellissimi, sai, ultimamente. 起こさないように運搬しましょう。私もお部屋までご一緒します。Va benissimo. Grazie della compagnia. E oggi siamo a casa, quindi siamo già a metà della luna. Il giorno dello sport e della salute. E che facciamo? La Railgun. Sarebbe bello, però questo c'ha agilità 3. Secondo me è molto meglio. Guarda quanta bella roba nuova che hai qui. Scarpe metalli e recupero sul riscaldamento. In sostanza ci ricarica prima dalla sua teurgia. Non male. Anche nuove carte hai. Bella. Madonna mia, signore delle armi, signore della magia. Queste due le dobbiamo... prendere, madonna mia, opale diamante. Non possiamo neanche uscire con Aegis, andiamo avanti. Ehi, hey, Starkun, ti chiedi il motivo dei miei vestiti? Beh, vedi, il motivo per cui indosso l'uniforme è che... è difficile trovare qualcosa della mia taglia. Comunque, vuoi andare a mangiare un boccone? Ho lo stomaco che è pronto da un po'. Vabbè, andiamo allora. Eccellente, collega gourmet. La nostra avventura gastronomica continua. Oggi andremo al Wakatsu, il loro menù ha qualcosa per tutti. Andiamo allora. Un katsu sando? Anche panto, cani panto, yakisoba panto, sanchoku coronetto. Porca troia. Questo non è gourmet, questo è altro. Ah, è il panino con all'interno il katsudon. Che uno terra terra direbbe è un panino con la cotoletta. Unta proprio. Insomma, si è fatta una scorpacciata di panini questo. Ovvio, sia mai che siano abbastanza carboidrati, no? Madonna mia. Chissà di chi parla. Ah beh. Certo, solo a pranzo. A meno che non sei ricco sfondato, fra... sì, l'aspetto conta. Sfiniamo tutti in una fossa. Perché sopprimi le emozioni mangiando. Tonkatsu speciale. Chissà che cosa c'è di speciale. E anche l'intestino. Tra l'altro sto cercando di capire che cosa c'è davanti alla zuppa di miso. Mi sembrano o dei broccoli o dei cavoletti di Bruxelles. Questi attacchi di dolore allo stomaco, io non sono sicuro che siano tanto salutari, sai? Non credo che... secondo me dovresti andarti a fare controllare. Mi sarei cagato addosso. Non lo so, cioè non è brutto come confident, ma è strano, forte. Come dicevo, c'è qualcosa di strano. Eh beh certo, come no. Devo mangiare se voglio essere re. Sumimasen, sumimasen. Ecco. Sembra che Sumietsu cerchi di essere premuroso con me. Sento il nostro rapporto si è rafforzato. Boh, forse vede in noi appunto il fratello minore con cui vorrebbe avere un rapporto migliore. Non lo so, però boh. Chissà se parleremo della sfida gourmet. No, credo che sarà qualcun altro a mangiare noi, sai? Detto così sembra che sia crepato tuo fratello, cioè non è stata molto gentile come cosa.
bentornato. Gli esami intermedi cominceranno domani, ma non possiamo ignorare quello che è successo. È difficile pensare allo studio in un momento così. Però non sarebbe nemmeno saggio ignorare quello che abbiamo davanti, anche se sembra insensibile. Penserò a qualcosa per farvi concentrare meglio sugli esami. Ovvero una tazza di tè davanti a un libro? Ecco appunto. D'accordo, proviamo a studiare un'ultima volta. Sembra che alcuni di noi facciano fatica a concentrarsi sullo studio per l'esame. Quindi pensavo di organizzare un gruppo di studio per tutti noi. Cosa ne pensi? Andiamo allora. Quindi sei d'accordo? Allora deciso, chiederò subito a tutti di incontrarci. Quando sarai pronto, aspettami al tavolo. Ci vediamo tra poco. Sate, mesaki no shiken ni sennen shite morau tame ni kyou wa benkyou kai o hirakasete moratta. Anche Amada, tra l'altro, e anche Koromaru. Amada ni mo gakugyou ni shuchou shite morau tame shoushu shita. Issho ni hagende hoshii. Ai, grazie. Oshama ni naranai you ni kiyotsukemasu. Yoroshiku onegaishimasu. Junpei, proprio tehon ni naru you. Shikkari benkyou ni torikunde kure. Chiedi proprio le persone giuste. Sono qui anch'io. Koro-chan mo benkyou suru nda. A parte che tu sembri un elfo di Babbo Natale, togli quel coso, per favore. Koromaru-san wa minasan ga bengaku ni hagemu sugata o. Non vi disturbo. To ittemasu. Koromaru kinben da ne. Junpei na o akubi shite ta no ni ochigai. Ya, maji sore na. Orecchi to kawatte kunnei kana. Ha quattro zampe. Shiken benkyou shinakute ii shi sa. Orecchi inu ni naritai wa. Bau. Qua la zampa, Junpei. Mate. Oh no. Otonashiku heya ni modoru wan. Te oi. Ecco. Motto kawaii gatte hoshii wan. Per in autostrada. Koromaru-san ni wa benkyou no gimu koso arimasen ga. Quello è vero. Brava Igis. Fai, mettili tutti al suo posto. Shiken benkyou yori zutto taihen na koto da to omou na. Inu ni naritai nara maza Koromaru mitai na nintairyoku o minitsukete kuranda na. E allora rimango quello che sono. Taihen sou desu ne. Esatto. Hajime ni benkyou suru shika nai desu yo, Junpei-san. E poi vivi 15 anni. Yamete, kawaisou na me de minai de. Ora, zatsudan wa owari da. Tornate con la testa sui libri, stronzi. Sapere che tutti mi stanno guardando mi aiuta a mantenere la concentrazione. Dai, ti prego. Ti prego, per favore. C'è qualcosa che non va, non può essere, non può essere. Ci deve essere qualcosa che blocca l'ultimo livello del sapere. Non è possibile, non è letteralmente possibile. Yoshi, kugiri no ii tokoro de owari ni shiyou. Minna yoku ganbatta na. De, Iori wa chanto norma o tassei shita no ka? Inu ni naritai nado to itte ita ga. Duh. Ti verrò a frustare dopo. Magari ti poteva piacere, eh? Benkyou-kai wa ijou de shūryō da sou desu. Otsukaresama deshita. Yukkuri yasumu de arimasu. Oyasumi. Ci deve essere qualcosa per forza che blocca il sapere. Dai, non è possibile. Non è possibile che siamo avanti così tanto e non siamo ancora al livello 6. Non è letteralmente plausibile. Oggi iniziano gli esami intermedi del secondo quadrimestre. Dureranno 5 giorni. D'accordo. Questa domanda mi sembra familiare. L'ormone della dopamina è collegato al senso di realizzazione. Indica un sintomo che si verifica quando ne viene prodotta troppa. Tuturum. Ti dà la dipendenza. Ho la sensazione che la risposta sia giusta. Perfetto. Param pam. Param pam paravaram. Param pam param. Param pam paravaram. Questa domanda mi sembra familiare. Chi è considerato da molti come il primo numerologo in cui nome sopravvive tuttora in teorema matematico? Pitagora. La risposta sembra giusta. Questa domanda sembra familiare. Cosa succede quando la resistenza elettrica è nulla? Suggerimento, è stata la parola che ha usato per dichiararsi a una persona. La superconduzione. La risposta mi sembra giusta. La domanda è familiare. Che cosa significa vuotare il sacco? Wow, fossero queste le domande dei miei esami. Per raccontare tutto. Parabaram. Parapaparam. E con questo
gli esami sono a posto. Oggi si concludono gli esami. Le domande sono facilissime. La penna non smette di scrivere. Perché sono intelligente, ma a quanto pare non abbastanza per uscire con la senpai ancora. Ho finito gli esami per oggi e sono tutti contenti e tutti liberi ora. E possiamo uscire con il nostro angelo azzurro.